Zanda, possiamo disturbarla? Ha letto No, l'intervista di Renzi? no, non l'ho letta. È una scissione consensuale oppure No, no? non esiste una scissione consensuale, è una scissione, punto e basta. Renzi dice che si è sentito un intruso in questo partito che è fatto solo di correnti. Ma non mi sembra, è stato un segretario molto autorevole. Ci crede che esce per sostenere ancora questo governo e non per poter decidere di staccare la spina in qualunque momento? Non sono nella testa di Renzi, non posso dirlo. Qualcuno potrebbe viverla come una liberazione? No, non credo. La scissione è l'atto più sanguinoso che può capitare ad un partito politico. In questo caso devo dire che il trauma è molto maggiore, è molto perché la scissione avviene in un momento delicatissimo, difficilissimo. E al PD ora cosa succede? È vero che potranno rientrare Bersani, D'Alema e quelli che se ne sono andati in polemica con Renzi? Ma guardi, non l'ho sentito dire da parte di nessuno di loro, quindi francamente anche questa è una domanda che va fatta a chi avesse per caso interesse a rientrare. Come la vivete la sopravvivenza dei renziani all'interno del PD dopo questa scissione? Chi resta insomma, sta dicendo che non capisce la scissione, che la condanna e che non vi aderisce, non si può che non essere soddisfatti.